Gli uomini non cambiano. Il ricordo di Mia Martini. Te lo dico a fare, un'altra standing ovation. E anche i nostri giurati sono tutti e quattro in piedi. Brava, 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 brava. All'ascensore mi aveva detto, questa volta tremo. Beh, cantare... Beh, il ricordo di Mimì è un ricordo che emoziona molto e quindi cantarlo è stato difficilissimo. Ma sappi che ci hai regalato una meravigliosa emozione. Loretta. Hai fatto una cosa bellissima, Annalisa, come sempre devo dire. Sono state forse una l'occasione in cui non ti sei espressa al meglio delle tue possibilità. Qui veramente toccante, una bestia ferita, straziata, proprio quello che era Mimì. Complimenti, chapeau. Enrico. Beh, Annalisa qui veramente, lei ogni volta che interpreta qualcuno ci mette qualcosa di suo. E poi per me l'imitazione della voce era perfetta. Insomma, sta ragazza come la Minetti ci sta sempre bene. Cristian. Gli uomini non cambiano, questo è vero, guarda Lippi. Però tu invece cambi sempre, ogni venerdì è sempre meglio. Molto bene, sentiamo anche Alessandro che cosa ne pensa. La cosa che accomuna me e Alessandro, lui non lo sa, che è la presenza questa sera di Cinzia Tiaccatorino, a cui tengo molto e ho dedicato la canzone di Mimì. Guarda, hai avuto la capacità di far entrare immediatamente Mia Martini in questo studio, un po' per la diversità, ma soprattutto
sono molto emozionato perché è una canzone che parla non solo degli uomini, ma proprio dell'amore, dell'amore in tutte le sue tonalità. E mi hai veramente riempito il cuore, sei stata veramente brava. Molto bene, grazie, grazie ancora una volta delle emozioni che ci hai regalato. Certo, passare da LP a mia, vero, eh? Comunque riesci con una grande facilità. Microfono per qua.